Silenzio! Azione! Torna il dialetto fanese nelle sale cinematografiche di Fano. È al lavoro in questi mesi il regista Harry Secchiaroli insieme alla propria squadra per la realizzazione della nuova pellicola. L'opera cinematografica intitolata Due teste di verrà proiettata il prossimo mese di dicembre durante le vacanze di Natale. Le riprese del film sono iniziate a metà settembre e sono durate circa 4 settimane. La location, ovviamente, la città fanese, dai quartieri più popolosi fino alla città, al porto e nelle zone interne. Harry Secchiaroli, di che cosa parla questo film? Due teste di parla di due fratelli anziani e pensionati che per arrotondare, per arrivare alla fine del mese, fanno delle piccole truffe. Questa cosa un po' gli sfugge di mano e quindi molto probabilmente si mettono nei guai facendo delle cose che non devono fare. Quindi è una storia divertente, una storia ricca di movimento, di risate. Il cast è tutto fanese, chiaramente, il dialetto fanese è importantissimo in questa è un protagonista di questa storia. Abbiamo voluto ritornare in sala dopo 4 anni raccontando una storia sempre ambientata nella nostra città, divertente, uscirà a Natale, nei migliori cinema, come si dice. La regia di Due teste di è stata affidata al giovane Dennis Moscatelli. Ho voluto dare spazio ai giovani. Quindi ho scelto Dennis come regista perché ho avuto una grande esperienza con me sul set di Animale Libero che abbiamo girato quest'inverno e quindi io ho deciso di dare l'opportunità a Dennis di portare avanti questi film in dialetto fanese perché sono importanti per la città, sono importanti per la comunità e sono importanti per l'identità di questa città. Dennis, com'è stata questa esperienza da regista e cosa hai fatto nello specifico? Allora, è stata la mia prima esperienza, in realtà solo un paio di film dove ho lavorato su set, comunque mi ha appassionato tantissimo questo mondo, sto cercando di farne un mestiere, ho avuto questa possibilità e l'ho colta al volo. Sono felicissimo di aver fatto questo film, mi sono divertito tantissimo, il cast è fantastico, con Harry ci avevo già lavorato e mi ha aiutato tantissimo nelle riprese, con dei consigli, con la sua opinione, che comunque è un'esperienza, una persona che ha un'esperienza di non poco conto. Nello specifico si tratta di scegliere come effettuare le riprese, quindi più da un punto di vista dell'inquadratura, dell'immagine, del come comporre il film, quindi prendere quello che è la storia, che sono pagine scritte e trasformarle in immagine. Protagonisti della pellicola, Florindo Piccini e Giorgio Falcioni. Siamo questi due personaggi che ne fanno di tutti i colori, veramente due teste di C, come dice il titolo del film. Vi aspettiamo veramente al cinema perché è un film nuovo, divertente, ci stiamo divertendo anche noi. Beh, vede, il nostro ruolo nel film è un po' particolare perché siamo due truffatori, ma ne combiniamo di tutti i colori, fino a far credere che è veramente realtà quella che facciamo. E di conseguenza, oltre a divertire il pubblico, ci stiamo divertendo anche noi. E non svegliamo più di tanto perché poi è voi che dovete giudicare e ridere dietro le nostre battute. Però ecco, vi aspettiamo tutti a Natale per vedere questo meraviglioso film e vi garantisco che con Flori e Giorgio fate bellissime risate.